Benvenuti, oggi è domenica 21 luglio 2024. Il sole sorge alle 5.55 e tramonta alle 20.17. La luna sorge alle 20.50 e cala alle 5.26. Oggi la chiesa festeggia San Lorenzo da Brindisi. Il nome Lorenzo ha una derivazione latina e vuol dire nativo di Laurento. Oggi 21 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Cane per festeggiare quello che da sempre è considerato il migliore amico dell'uomo. Questa giornata è stata istituita nel 2004 per sensibilizzare la popolazione contro l'abbandono e per la promozione dell'adozione di animali senza famiglia. L'iniziativa è nata dall'idea di un'esperta di animali fra le più rinomate, l'americana Colleen Page. Festeggia oggi 76 anni Giuseppe Piero Grillo, detto Beppe, comico, blogger e fondatore del Movimento 5 Stelle. Nel 1977 viene notato in un cabaret da Pippo Baudo, che lo lancia nel mondo della televisione. In pochi anni raggiunge una grande popolarità, conducendo anche il Festival di Sanremo È Fantastico. Dagli anni 90 si dedica prevalentemente agli spettacoli dal vivo, con monologhi sull'attualità. Quindi nel 2009 la svolta politica accanto all'amico imprenditore Gianroberto Casaleggio. Buon 76esimo compleanno a Cat Stevens, cantante inglese molto famoso tra gli anni 60 e 70. All'inizio della sua carriera musicale adotta questo nome dopo che un'amica gli fa notare che i suoi occhi sembrano quelli di un gatto. Nel 1977 si converte all'Islam. Tra i suoi grandi successi Wild World e Father and Son. Auguri infine per i 71 anni di Daniela Goggi, sorella minore della più famosa Loretta. Ha cominciato a lavorare in televisione sin da bambina negli anni 60. Diversi ruoli negli sceneggiati, come la monaca di Monza nei Promessi Sposi. Ma ha raggiunto la grande notorietà soprattutto come showgirl fra gli anni 70 e 80, spesso in coppia con la sorella Loretta. Sette colpi di pistola alle spalle. Il 21 luglio del 1979 il commissario Boris Giuliano stava pagando il caffè appena bevuto in un bar di Palermo quando fu ucciso dal killer Leo Luca Bagarella, che gli sparò a distanza ravvicinata. Giuliano, originario di Piazza Armerina, aveva combattuto la mafia con metodi innovativi, ma le sue indagini gli costarono la morte. Costruire edifici che abbiano intenzionalmente punti deboli ne previene il collasso in caso di terremoto. Un po' come fa la lucertola perdendo la coda per difendersi dai predatori. Un gruppo di ricercatori di Valencia ha capovolto tutte le teorie dell'ingegneria strutturale con una proposta innovativa: rendere gli edifici meno robusti per aumentarne la sicurezza. Ma come funzionerebbe? Nel dettaglio, invece di affidarsi esclusivamente a connessioni forti tra le varie componenti, il nuovo metodo mira a isolare le parti danneggiate per prevenire il collasso dell'intero edificio. Buona domenica 12. Oggi uno dei pleniluni più belli che si possono vedere nello zodiaco trionfa in questo cielo di estate. È la luna del tuono. Vediamo cosa rumoreggerà. Ariete, è una luna di quadratura, per cui oggi, soprattutto in amore, dovrete decidere se dentro o fuori, quindi è una luna che vi chiede una totalizzazione, sappiate scegliere bene. Toro, luna piena assolutamente compatibile per voi, è nel Capricorno, quindi una luna di trigono, piena, voluttuosa, efficace, ma soprattutto desiderosa di qualcosa di concreto, di qualcosa che al di là delle relazioni con delle differenze d'età o delle differenze di notevoli di economia, potrebbe portare un'armonia e una pacificazione tra voi e chi amate.
Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vi fa esente dai giochi di una luna piena per una regola di distanza in gradi, ma che vi lascia comunque contenti delle piccole cose del vostro quotidiano, di casa vostra, dei figli, degli affetti, dei piccoli e delle piccole gioie, di una giornata tutta da vivere in famiglia. Cancro, luna piena d'opposizione, finalmente è arrivato il momento della scelta. Questo plenilunio, luna del tuono, vi aiuteranno a decidere se è il caso di portare avanti una relazione o meno. Leone, la giornata di oggi è una giornata che prevede una distanza in gradi molto forte dalla luna, quindi questo plenilunio vi fa semplicemente riflettere sulla natura delle vostre risorse interiori, su quello che può essere una possibilità di recupero dal passato di qualcosa, e senza troppo appesantirvi nel reiterare alcune dinamiche familiari nel presente. Vergine, una stupenda luna di trigono per voi, una luna che aggiusta tutto, una luna che vi porta all'amore e alla passione, quindi siate gioiosi di questa pienezza della luna, che porta una grande chiarezza in amore. Oggi siete fortunati da questo punto di vista. Bilancia, è una luna di quadratura, è una luna che esige ancora una volta una decisione molto forte da prendere in famiglia. È proprio quello il leitmotiv di tutto: la famiglia o la vostra vita sentimentale. Beh, è chiaro che nella vostra dialettica Bilancia tenterete di equilibrare il tutto. Ci riuscirete? Ebbene sì, il regno di Saturno, il Capricorno, è un regno a voi particolarmente caro e analogico. Scorpione, una luna di sestile, quindi una luna pratica, concreta, comunicativa, che favorisce gli incontri, i colpi di fulmine e soprattutto tutto ciò che dal niente potrebbe materializzarsi in una meravigliosa realtà. Beh, che dire, buona luna piena. Sagittario, la luna piena in Capricorno è finalmente la prova che potete di tutto. Siete stati bravissimi a organizzarvi praticamente ed economicamente, e finalmente è arrivato il momento del vostro exploit. Usatelo tutto. Capricorno, meravigliosa è questa pienezza della luna nei vostri gradi, che vi porta assolutamente alla morbidezza dell'amore, la consapevolezza e la serenità nel lasciare andare le cose e godervi assolutamente quello che il vostro patrimonio affettivo che avete costruito con grande capacità di essere attenti e soprattutto onesti, corretti e costruttivi. Acquario, una pienezza della luna da dodicesima casa, è una luna che vi raccomanda di seguire bene le emozioni, le sensazioni e soprattutto di rendervi conto che il karma e il destino aggiustano un po' tutto. Oggi farete una retrospettiva emotiva di tante sequenze della vostra vita che finalmente avete superato. Bravi! Pesci, una bellissima notizia per voi, questa pienezza della luna è tutta dalla vostra parte, niente potrà quel Marte un po' antipatico e stancante, perché sarà una giornata in cui la vostra gioia più grande sarà quella di avere tutti i vostri affetti intorno. La pienezza della luna vi rende fulcro e centro focale della vostra gravità affettiva. Immagino che vorreste essere in un posto fresco in questi giorni di caldo. E che ne dite di fare un viaggio nell'Antartide? Lì si può vivere un'esperienza davvero glaciale. Sapevate che la temperatura più bassa mai registrata sulla Terra è stata di meno 89 gradi? Beh, proprio così. Questo record gelido è stato segnato nella base scientifica russa Vostok, situata nell'Antartide, il 21 luglio del 1983. Quindi, se cercate un posto per rinfrescarvi, l'Antartide potrebbe essere la scelta perfetta, ma non dimenticate un cappotto pesante. Avete dubbi se uscire stasera e rispondete alla vostra amica dicendo in linea di massima ci sono, ma se siamo onesti, sareste ben più felici di rimanere a casa a guardare un film. Ma sapete come si dice in inglese? By rule of thumb, che significa per regola generale. Usiamo questa espressione per indicare qualcosa che accettiamo temporaneamente, ma tenendo presente che potrebbero esserci dei cambiamenti lungo il percorso. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video.
Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Parliamo del leggendario Ernest Hemingway. È stato molto più di un premio Nobel per la letteratura, di uno scrittore e giornalista. Non si è limitato a scrivere sulla guerra, ma l'ha vissuta proprio come soldato durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale e nella Guerra Civile Spagnola. Si diceva che avesse ucciso ben 122 nemici, ma c'è sempre un alone di mistero intorno a queste storie. Forse era un modo per alimentare la sua immagine di macho invincibile. Ma la sua vita non è stata solo una serie di trionfi, anzi, ha affrontato due tragici incidenti aerei che gli hanno lasciato profonde cicatrici fisiche e ha dovuto lottare con l'alcolismo. E poi la lotta contro la depressione e le crisi maniacali che lo hanno portato a cercare sollievo in una clinica psichiatrica. Lì è stato sottoposto a un trattamento che prevedeva 24 elettroshock, nella speranza di trovare una soluzione ai suoi demoni interiori. Ci salutiamo con la frase del giorno. Per i contadini l'ora legale è un problema perché non riescono a mettere avanti il gallo. È come il gallo che sveglia la mattina, noi siamo sempre qui per iniziare insieme le giornate. Vi aspetto domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.